l'importazione della parola gay, questo pure ha cambiato tantissimo dentro, perché era, è stato come, sai, quando mettono alla luce a neon nelle cucine dove tutto diventa piatto. 5 minuti prima c'è stato Buson, c'è stato Cachi Nero, c'è stato Pup, c'è stato Femmenella, poi all'improvviso è un cemento che ha tolto la diversità dalle diversità. Una diversità non può vivere, non è il suo ambiente quando la fai diventare uguale a tutti quanti gli altri, diventa un'altra cosa. Ma le idee non è che vengono la mattina alzandoti e dicendoti adesso faccio questo, faccio quest'altro. Le idee sono cose che camminano nel tempo, nel cervello, nel cuore, ti restano dentro per anni magari e poi arriva il momento in cui tu le esprimi. E un giorno un produttore mi ha proposto di fare un documentario con l'uso anche di materiali di repertorio che sono appunto il patrimonio di Cinecittà e dell'Istituto Luce, e io ho pensato che fosse giusto raccontare, per esempio, la storia dell'omosessualità come è stata vista dai mezzi di comunicazione nel dopoguerra e come hanno vissuto le loro vite gli omosessuali nello stesso periodo. Mi sono imbattuto in cose che ancora oggi mi fanno rabbrividire, vale a dire la violenza, l'orrore che suscitano ancora certi assalti verso persone omosessuali conosciute come Pasolini o come qualche personalità politica come Sullo, come un cantante come Umberto Bindi. E questa scoperta, diciamo, che mi ha ancora di più motivato a cercare di scavare nella storia di molti omosessuali di quel periodo. E sono venute fuori delle testimonianze che io chiamo racconti, racconti di vita, che in realtà hanno come comune denominatore una grande dignità, una grande forza, una volontà di vivere in modo giusto, in modo non malato, una condizione che invece da quasi tutte le parti veniva considerata un'onta.